Dunque riprendiamo l'esempio delle 100 particelle e in questa colonna calcoliamo il logaritmo naturale della molteplicità, dove la molteplicità valeva 1 perché c'era un solo microstato a realizzare quel macrostato, allora il logaritmo vale 0 e poi moltiplicando il logaritmo per la costante di Boltzmann otteniamo l'entropia associata a quel macrostato. Quindi in questo caso entropia 0. Prendiamo il secondo macrostato 1,99. Si realizzava in 100 modi, facciamo il logaritmo naturale di 100, otteniamo 4,61 circa, poi moltiplichiamo per la costante di Boltzmann e otteniamo l'entropia associata al macrostato 1,99, 6 e 4 per 10 alla meno 23. E facciamo la stessa cosa poi per tutti gli altri macrostati. Quando arriviamo al macrostato più disordinato di tutti, quello che ha la maggiore probabilità di realizzarsi, il 50-50, dobbiamo fare prima il logaritmo naturale di 10 alla 29 e questo valore qua e poi moltiplicarlo per la costante di Boltzmann 9,2 per 10 alla meno 22 è il valore più alto in questo esempio di entropia è l'entropia associata al macrostato più disordinato di tutti 50-50 e questo valore qua su 9,2 per 10 alla 22 Joule su Kelvin. E questo grafico riporta i valori di entropia calcolati anche per tutti gli altri macrostati, a partire da quello più ordinato di tutti, 0,100, che aveva entropia 0. Dunque, in una scala espressa in 10 alla meno 21, 10 alla meno 22 Joule su Kelvin, abbiamo questa entropia che va crescendo con il disordine dei vari macrostati. Più i macrostati sono disordinati e omogenei e più aumenta la loro entropia. Il massimo dell'entropia si ha per il macrostato più disordinato di tutti, 50-50, il più uniforme di tutti, poi l'entropia scende di nuovo fino a 0 per il macrostato 100-0 che è perfettamente ordinato. Quindi entropia uguale a 0 vuol dire massimo ordine, praticamente ordine perfetto, invece entropia grande vuol dire grande disordine. Dunque, questi due grafici, il grafico dell'entropia e il grafico dei microstati, sono gli stessi grafici riportati anche dal libro Amaldi. Questa linea rossa sono il numero dei microstati, questa linea verde invece è il valore dell'entropia. I microstati in una scala dell'ordine del 10 alla 28, l'entropia in una scala dell'ordine di 10 alla meno 22 Joule su Kelvin.